Nuovo Kids è la dimostrazione che quando si vuole i soldi per la cultura ci sono, 85.000 euro senza bando, ma è giusto procedere così nell'assessorato alla cultura? Beh, abbiamo un direttore artistico che segue le attività e le proposte che arrivano e, come è sempre successo, abbiamo affidato attraverso la direzione artistica attività culturali per le mostre di arte contemporanea. Non è la prima volta che accade. Quando vuoi una mostra non puoi fare un bando, diciamo, se vuoi una certa tipologia di mostra. Ma c'è un problema, gli operatori culturali lamentano sempre il fatto che i fondi non ci sono e poi quando si vuole si trovano in aggiunta soldi che vanno in beneficenza ma che non vanno a Bari. Gli operatori culturali sanno che questa amministrazione per 2 anni di seguito ha messo a disposizione, rispetto ai fondi che sono sempre stati messi a disposizione per la cultura e per gli operatori culturali, altri 150.000 euro attraverso il fondo di riserva. I fondi invece relativi a questa mostra sono da sempre fondi a disposizione dell'assessorato alla cultura sul capitolo legato all'arte contemporanea. Noi siamo arrivati a circa 500.000 euro che sono a disposizione di chi fa attività culturale all'interno della città, sono attività, diciamo, di natura anche privatistica, quindi mettiamo a disposizione dei teatri, delle associazioni che fanno le loro attività un contributo, e poi ci sono fondi che invece l'amministrazione utilizza per fare delle mostre, in questo caso mostre di arte contemporanea. Non posso chiedere di fare un bando per una mostra di arte contemporanea se ho deciso invece di fare una tipologia di mostra a Bari, ma questo accade a Bari da tanti anni, accade da sempre in tutte le città d'Italia. Quindi comunque ci si muove secondo il gusto personale, evidentemente. Ultima battuta, l'assessore Bottalico batte l'assessore Maselli 0, 85.000, visto che Social Christmas Bari costa 0. L'attività all'interno del mercato del pesce sono attività fatte con le associazioni, sono dei laboratori fatti con le associazioni, non ha nulla a che fare con le mostre di arte contemporanea. Ma sono 40 associazioni che operano e che hanno riscontro sul territorio, al contrario di una mostra i cui proventi andranno altrove. Sono delle associazioni che fanno un'attività all'interno del mercato del pesce che viene messo a disposizione del comune. Il comune ha chiamato a raccolta tutte le associazioni che gratuitamente, come ho detto più volte anche in conferenza stampa, ci danno una mano durante tutto l'anno, in particolare nel periodo natalizio. Le mostre di arte contemporanea non hanno nulla a che fare con le associazioni di volontariato. L'importante è che piacciono all'assessore Maselli. No, per fortuna non devono piacere né all'assessore Maselli né al sindaco. Abbiamo, una delle poche città d'Italia, un direttore artistico che può scegliere le mostre che vengono nella nostra città. Quindi l'importante è che piacciono a Massimo Torreggiani. L'importante è che ci sia una direzione artistica che scelga per la città di Bari le mostre che servono, diciamo, a rendere la città di Bari attrattiva. Come mai la delibera per Uovo Kids è stata fatta alla Boi di Allestimento Già Iniziati? Abbiamo fatto una delibera ieri. Accade spesso che anche quando diamo i patrocini, diciamo, vengono approvati dalle giunte, molte volte quando addirittura le mostre o le attività che vengono patrocinate sono state già ultimate. L'importante era prendere un impegno con la struttura, l'associazione che porterà la mostra nella città di Bari. Della delibera però non è stata data alcuna notizia? La delibera è stata approvata ed è pubblicata sull'albo pretorio. Cioè, se poi volete ovviamente continuare, diciamo, a trovare delle motivazioni che non ci sono, potete continuare a farlo, io continuerò a rispondervi. Se andate sull'albo pretorio c'è la delibera e la potete leggere. Sì, siccome ieri sono arrivati i comunicati stampa su delibere di qualunque tipo tranne questa. E non è arrivato il comunicato stampa perché oggi c'è una conferenza stampa. Se ieri è stata approvata la delibera e oggi c'è la conferenza stampa, lo presentiamo ovviamente in conferenza stampa. Quindi è una questione tecnica. E certo, che faccio? Il giorno prima l'ufficio stampa comunica una cosa per la quale è stata convocata una conferenza stampa per il giorno dopo.